Buonasera. Direttore del Fatto Quotidiano. Allora Marco, saltiamo, ci torniamo dopo la pace di oggi. Il discorso di Conte agli italiani, che impressione ti ha fatto? Beh, è stato un bel discorso, perché è quello che quel 60 e più per cento di italiani che non hanno votato Salvini e anche una parte di coloro che hanno votato Salvini volevano sentirsi dire. E cioè, ma di che stiamo parlando? C'è un governo che è stato avviato un anno fa, che ha ottenuto dei risultati buoni e altri cattivi, che è stato rilegittimato dalle elezioni europee, sia pure con un equilibrio completamente invertito fra le due forze che lo compongono, che ancora adesso gode della fiducia di più del 50% degli italiani. Per quale motivo dovremmo interrompere questa esperienza? Per fare che cosa soprattutto? Perché poi, non essendoci un'alternativa, c'è la paura del salto nel buio, ovviamente, di tutte le speculazioni che potrebbero seguirne, di tutti gli spread, eccetera, eccetera. Quindi perché questi due leader non escono dalla campagna elettorale, che è durata per le amministrative, poi per le europee, sembrava non finire mai, e non si rimettono a governare? Allora, è un discorso di buon senso. Allora, ci sono e però... credo che abbia incontrato i favori della gran parte degli italiani. Ecco, ci sono però due critiche, alcune le abbiamo appena sentite, una di tipo formale, cioè un discorso del genere, un Presidente del Consiglio lo fa, poi in Parlamento al Consiglio dei Ministri. Se si rivolge direttamente agli italiani, lo fa perché pensa a se stesso. A questa critica cosa rispondi? No, a se stesso non credo proprio, perché non mi era mai capitato di sentire un Presidente del Consiglio dire o entro pochi giorni la maggioranza mi dà delle garanzie oppure io non sto qui a vivacchiare. Siamo abituati a Presidenti del Consiglio che galleggiano anche per anni senza che ci siano le condizioni per proseguire pur di mantenere la poltrona. Lui ha fatto capire abbastanza chiaramente che un mestiere ce l'ha, fa l'avvocato, fa il professore universitario e che quindi è pronto in qualsiasi momento a tornare e non è disposto a farsi logorare. Però il fatto che non lo abbia fatto in Parlamento, Marco, ma lo abbia fatto al Paese, dipende dal fatto che evidentemente non si fida dei due partner della maggioranza e ha preferito mettere le carte in tavola davanti agli italiani. Però alcuni critici l'hanno letto come un guardate, fate voi, io mi tolgo da questo contesto di maggioranza così litigiosa di ognuno che pensa a sé e rientro nella nuova categoria di riserva della Repubblica. Io non ero un 5 Stelle, sono un professore, se si deve fare bene mi avete chiamato perché c'era un contratto, come a dire, insomma, questa maggioranza è andata, io mi salvo. No, io non l'ho letto così. Io l'ho letto come il tentativo estremo di rimettere insieme i cocci di una maggioranza che è andata in mille frantumi per le varie campagne elettorali e di vedere se ci sono le condizioni per andare avanti oppure no. Io non ho idea di chi potrebbe utilizzare quella riserva della Repubblica, nel senso che governi tecnici o governi Conte bis non ne vedo all'orizzonte e quindi non si sa nemmeno chi li potrebbe sostenere. Io credo che se Conte vorrà, l'unica cosa che potrà fare sarà quella di fare il candidato premier dei 5 Stelle, visto che comunque lo hanno scelto loro e visto che gli altri partiti un candidato premier ce l'hanno. Zingaretti ha una serie di candidati di seconda mano, ma comunque li ha. Salvini ce lo ha nella sua stessa persona e quindi non credo che Conte possa andare a fare il candidato di qualche altra formula. Andiamo a vedere come ne escono i due contraenti. Luigi Di Maio. Ma i due contraenti, io ho appena finito di scrivere il pezzo per il Fatto Quotidiano di domani, dove li paragono ai due scorpioni nella fiaba di Esopo, la rana e lo scorpione. La rana è Conte e siamo un po' tutti noi, che ci domandiamo se sia il caso di attraversare il fiume con lo scorpione in spalla, con il rischio che lo scorpione ci punga. Perché è vero la sua che natura, lo scorpione rischia, se ci punge, di affondare anche lui. Però lo scorpione alla fine dice è la mia natura. Ecco, in questo momento Di Maio e Salvini devono decidere se la loro natura è di rana o di scorpione. Cioè se vogliono fare gli scassatutto, se i 5 Stelle vogliono tornare all'opposizione, cosa che penso gli converrebbe anche fare, dopo il bagno di sangue che hanno preso dall'esperienza di governo, e se Salvini
vuole affrontare il rischio di nuove elezioni politiche, perché l'unico modo per fare lui il premier, per comandare lui, non è quello di farlo dietro le spalle di Conte, perché Conte gli ha già detto che non ci sta, e quindi deve buttare giù Conte, pagare il prezzo di impopolarità che inevitabilmente seguirà una crisi al buio e sperare che gli italiani confermino il voto che hanno dato alle europee, sapendo benissimo che in Italia chi vince le europee difficilmente vince le politiche successive e sapendo anche che quando uno vota per l'Europa, sotto sotto lo sa che non sta mandando nessuno a Palazzo Chigi a governare da solo. Altra cosa è quando agli italiani viene chiesto: vuoi tu farti governare da un uomo solo al comando? E lì allora, gli italiani, il caso cioè, Renzi dici, insegna, qualche dubbio cominciano ad averlo. Quasi si sfoga, no? È successo più volte. Però c'è un fatto che sembra che adesso i due contraenti abbiano cominciato una gara a chi è il colpevole di una caduta di un governo che molti osservatori danno per scontata. Salvini ha scelto in primis la giustizia, perché quando c'era il caso Rixi su cui si poteva rompere ha detto no, Rixi me lo prendo io al partito, e poi ha fatto una riflessione che era un pochino il dardo avvelenato, no? Perché ha detto beh certo in Italia poi si va dentro per un piatto di spaghetti e se sta in giro, se si spaccia droga, se si fa i delinquenti. Allora, come sta gestendo la vicenda giustizia Matteo Salvini? La sta gestendo malissimo ai miei occhi, benissimo agli occhi dei suoi elettori, soprattutto quelli più affezionati, che non sono nemmeno elettori, sono fan, e che quindi gli lasciano fare tutto, ma anche il contrario di tutto. E quindi rivendica finché può il patriottismo di partito, difende i suoi uomini anche se sono indifendibili come Siri, e poi quando si ripropone il caso Rixi, che non è indagato ma è addirittura condannato in primo grado per quelle ruberie di denaro pubblico nelle regioni per spese private, decide che non è il caso di rompere su quello e non è il caso di dare ai 5 Stelle un vantaggio, ma è il caso di andare alla rottura eventualmente su provvedimenti che interessano obiettivamente di più che non le sorti private di un certo Rixi, di cui fino a qualche mese fa non sapevamo nemmeno l'esistenza, e quindi di andare a rompere, che ne so, sui cantieri, sulla flat tax, su altre cose. Questa è la sua scelta. Sui cantieri alla fine pare si sia trovato un accordo sostanzialmente. Alcuni dicono sono i 5 Stelle che non volevano certo cadere sul dire no. Sembra iniziato un gioco a sono i 5 Stelle che fanno cadere o la Lega che fa cadere? Eh sì, è il gioco dei due scorpioni che sanno che se pungono la rana affondano insieme alla rana e quindi sperano che l'altro scorpione faccia affondare la rana. È questa la situazione di surplus dalla quale Conte vuole uscire con un sì o un no. Non vuole fare un la sì rana al governo oppure un sì alle elezioni, perché Marco, lui altrimenti non si mette nemmeno a fare la traversata del fiume con quel rischio lì, anche perché di scorpioni sulle spalle ne ha due. Se li ha scelti lui però, Allora Marco Travaglio. E quindi gli ha staccato. No, sono loro che hanno scelto lui. È vero. E col discorso di ieri gli ha staccato il pungiglione. Cartello 10, ora ti chiederò un giudizio perché parliamo poi della natura di queste due coalizioni, di questi due partiti. Questo è sul 2 giugno Matteo Salvini. Quest'anno, buona domenica, buona festa della Repubblica, amici, orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell'Italia. Nel 2013, notte serena, amici, oggi non c'è VIP da festeggiare. Piccola pausa di pochi secondi, un mini spot e poi Marco Travaglio ce lo commenta. Questo è il modo più efficace per farvi vedere quanto potete stampare con una cartuccia Long Life Print. Così capite di che risma siamo. Vuoi risparmiare e stampare il doppio? Ci pensa Print. Scopri il negozio Print più vicino a te. Diver Super Titanio. Più leggero, più resistente. ProMaster. Il legno è un materiale sostenibile, soprattutto quando proviene da foreste correttamente gestite e certificate FSC.
alberi che danno vita alle idee in legno made in Italy di Foppa Petretti. Allora, la natura dei partiti che formano la coalizione, cartello 10, Matteo Salvini l'altro giorno festeggia il 2 giugno dicendo orgoglioso di esercitare il mio ruolo di governo sempre a difesa dell'Italia. 6 anni fa, notte serena, non c'è, diciamo, niente da festeggiare. Allora, è così importante la natura dei partiti o è cangiante sulle basi delle convenienze? Salvini è sempre lo stesso perché è in politica dal 1990, quindi è il politico più vecchio che noi abbiamo, anagraficamente parlando. Però la Lega 6 anni fa si chiamava Lega Nord, e mai aveva festeggiato la festa della Repubblica Italiana. Adesso Salvini si è travestito da leader nazionale e nazionalista e quindi è costretto a festeggiare la festa della Repubblica Italiana e a dimenticare quando l'Italia gli faceva schifo e gli interessava soltanto la Padania. Il problema è che l'hanno dimenticato anche quegli elettori del centro e del sud che hanno preso insulti e offese per tanti anni da Salvini e da quelli come Salvini e che adesso corrono a votarlo. Però Marco Travaglio, Matteo Salvini ha fatto il pieno di voti, veramente tanti voti, è arrivato al 34-35%. Allora la logica dice che ora al governo comandi lui, che sia lui a dettare l'agenda o no? No, come prima non erano i 5 Stelle a dettare l'agenda quando avevano il peso che oggi ha lui nel Parlamento europeo. Anche perché, ripeto, se Salvini vuole comandare dentro il governo italiano deve buttare giù questo governo, riprovare con le elezioni politiche e sperare che gli italiani gli confermino quel 34% e poi a quel punto chiedere legittimamente di diventare il Premier. In questo Parlamento Salvini, nonostante che si sia così gonfiato nel voto europeo, ha gli stessi parlamentari di un anno fa, che ammontano al 17% qualcosa, e i 5 Stelle, dimagriti alle europee, continuano in questo Parlamento ad avere più del doppio dei suoi parlamentari. Quindi se vuole far passare le sue cose, di lì deve transitare, a quelli deve chiedere il permesso. E infatti oggi sulla sblocca cantieri è tornato indietro quasi di 180 gradi con un'inversione quasi a U rispetto al diktat che aveva provato a lanciare ieri sera, quando a un certo punto Conte si è alzato e ha salutato tutti perché la Lega aveva tradito un accordo che era stato stipulato soltanto 2 giorni prima e voleva rimettere in discussione tutto, tra l'altro su un decreto che rischia di non essere convertito in legge se si perde dell'altro tempo. Quindi da sblocca cantieri diventava un blocca cantieri, allora, un blocca tutto. Una follia da cui oggi la Lega ha dovuto tornare indietro. Spiegaci però dal tuo punto di vista, tu hai detto a inizio nostra intervista, in realtà ai 5 Stelle converrebbe lasciarlo questo governo e tornare all'opposizione. Perché? Beh, perché io quando nacque questo governo dissi che se i 5 Stelle si fossero alleati con la Lega i loro elettori sarebbero andati a prenderli con i forconi. Mi hanno preso in giro per qualche mese e adesso esattamente quello che avevo previsto si è verificato. I 5 Stelle già non erano fatti per governare, erano diventati governisti nell'ultima campagna elettorale politica, con la svolta di Di Maio per le alleanze. Il fatto poi di allearsi con un personaggio così ingombrante e per loro screditante, per quello che rappresenta, ovviamente è costato loro un'emorragia di voti impressionante. Voti che però si sono andati a concentrare soprattutto nell'astensione, il che vuol dire che ci sono gran parte dei 6 milioni di voti che hanno perso, più di 4, e stanno lì in attesa, non è che hanno scelto qualcun altro. E quindi vogliono vederli all'opera, perché vogliono dici, vedere se si sganciano, se riprendono la loro identità e la loro autonomia. Ecco, arriviamo a quello, intanto passando, tu dici, è per questo che passando all'opposizione potrebbero soddisfare quei 4 milioni che si sono astenuti e che un anno fa li avevano votati. Perché il problema è che facendo cadere questo Marco governo rischiano di perdere i voti che hanno preso ancora. Allora, quindi, andiamo per gradi perché siamo a un momento centrale del nostro ragionamento che ora affronteremo anche con Pierluigi Bersani. Allora, tu dici è screditante lo stare al governo con Matteo Salvini. Perché? È screditante.
intanto per quello che rappresentava la Lega prima che nascesse questo governo, ma è diventato ancora più screditante dopo che si sono sapute delle altre cose che prima non si sapevano. I 49 milioni che la Lega non paga e che si è fatta dilazionare in comode rate per 79 anni, certamente all'elettorato dei 5 Stelle non piace, perché sono 40 milioni, 49 milioni di soldi nostri che ha fatto sparire la Lega. Non sono soldi che non si sa di chi siano, sappiamo che sono soldi nostri e che li hanno fatti sparire loro. Gli scandali di cui la Lega si è resa protagonista, insomma, in questi mesi c'è stata una nuova Tangentopoli a Milano che ha coinvolto Lega e Forza Italia, c'è stato lo scandalo Siri, lo scandalo Rixi, insomma c'è stato, diciamo, questa corsa all'estremizzazione da parte di Salvini, che un anno fa aveva la cresta certamente più bassa di quanto non ce l'abbia negli ultimi tempi. Certe uscite xenofobe e razziste da parte di Salvini e di altri suoi uomini evidentemente hanno un altro peso quando Salvini è alleato del Movimento 5 Stelle, perché gli elettori dei 5 Stelle non sono fan, come hanno dimostrato con il loro immediato ritorno all'astensione in 4 milioni. Sono molto più esigenti degli elettori della Lega. Gli elettori della Lega sono in questo momento ipnotizzati dal loro capo, che li può portare dove vuole lui, senza mai pagare pedaggio. Allora, e il giorno dopo li può portare nella direzione esattamente opposta, senza mai pagare alcun prezzo. Mentre invece i 5 Stelle devono mantenere una coerenza che, quando si fa politica, non puoi avere, soprattutto se hai fatto tante promesse stando all'opposizione. Sai quando non si può tenere questa coerenza? Soprattutto quando si sono fatte tante promesse, come dici tu, su campo economico. Arriva il momento di far quadrare i conti prima che sia il momento della manovra e si inizia addirittura a parlare, non solo Salvini rilancia proponendo la flat tax, cioè di abbassare le tasse mentre servirebbero nuovi soldi per le casse dello Stato, ma addirittura si inizia a parlare di condono. Quella può essere la battaglia su cui il governo crolla definitivamente? Ma sai, io vado sempre così a intuito, poi non so che cosa sono disposti a cedere i 5 Stelle se mai decidessero che veramente vogliono continuare questo governo, cosa che non hanno ancora deciso da quello che io ho capito, come non l'ha deciso Salvini. È chiaro che un conto è quella che hanno chiamato eufemisticamente la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle, quelle sono cose che vengono perdonate anche perché sono cose piccole, ma se dovesse veramente ritornare un condono fiscale e i 5 Stelle dovessero trangugiarlo, la prossima volta scendono non sotto il 20 ma sotto il 10, quindi è chiaro che una cosa del genere loro non la potrebbero digerire, e se facessero cadere un governo sul condono per bloccare il condono fiscale, probabilmente si garantirebbero la gratitudine anche di una parte di quel pubblico di sinistra che è tornato a votare per il PD. E di lui parliamo del PD e di quella parte di elettori di sinistra che sono tornati a votare. La natura, dicevi, è un po' il tema della nostra intervista, la natura dei 5 Stelle li porta a unirsi con la natura del centrosinistra del PD di una volta? No, io non credo. Io credo che se dovesse capitare, come io auspicavo già un anno fa, che si vada alle elezioni, che dalle elezioni esca una possibilità per impedire la nascita di un governo Salvini, e quella possibilità fosse un'unione fra un centrosinistra molto rinnovato, non certo quello degli scandali in Umbria, in Calabria, eccetera, eccetera, ma un centrosinistra rinnovato, e i 5 Stelle e uno dei due contraenti per l'ennesima volta rifiutasse quell'opportunità e regalasse a Salvini il governo del paese, veramente ci sarebbe da inseguirli e da prenderli a pizza in faccia, come si dice. Però in questa legislatura alleanze diverse rispetto a questa non se ne possono fare, perché sarebbe disonesto fare un governo che vada contro l'orientamento della maggioranza degli elettori che si sono appena espressi, sia pure per le europee. Non c'è di meglio che parlare.